Della semplice carta per un firmamento di stelle. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? Io molto bene. Ho deciso di ampliare il cielo sin dentro casa mia e così sto decorando questo mio piccolo vano con tante stelle cadenti, pendenti, non so, chiamatele come volete. E per farle userò soltanto delle semplici striscioline di carta. Volete sapere come? Aspettate un attimo. Prima di passare sul piano da lavoro, vi ricordo che è necessario avere sotto l'albero di Natale, per un Natale che possa essere definito bello, creativo, colorato, i miei due libri. Regalateli a tutti, a tutte le persone a cui volete bene, a cui volete fare un regalo arricchente. E allora regalate agli addetti ai lavori uno dei due libri a scelta, Il ricettario dell'arte, che è un libro all'interno del quale sono raccolte tutte le ricette per fare quasi tutti, se non tutti, i materiali dell'arte in homemade, colle, colori, vernici, paste modellabili, qualunque cosa ci trovate là dentro e tutte ricette super professionali. È il grande libro del colore, il libro all'interno del quale ho racchiuso tutto il mio sapere sul colore, come formare le varie tinte, come accoppiarle per creare le diverse atmosfere, quanto usarne per farli risultare al massimo del loro splendore, il loro significato, come non rimanerne vittima, insomma, un bagaglio enorme di cultura veicolato dal colore. Questo è un libro che potete regalare proprio a tutti, sia agli addetti ai lavori e ai cultori dell'arte che no, semplicemente ai curiosi di qualunque argomento. Bene, adesso tutti pronti per creare un cielo stellato in qualunque appartamento. Spostiamoci di là e vediamo come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre stelle di carta. Innanzitutto ci occorrerà della carta pacchi. Ci occorreranno 10 foglie carta pacchi o carta di giornale o carta di riciclo, qualunque carta voi desideriate, anche la carta delle fotocopie. Per ogni stella ci occorreranno 10 fogliettini che siano larghi 12 centimetri e lunghi 20 30 centimetri, quindi larghi 12 e lunghi 30. 10 per ogni stella. Una matita, una colla stick, un righello, forbici, forbicine, una colla asciutta, quindi per le stelle la colla vinilica non va bene per quanto mi riguarda perché sto usando una carta molto sottile e per le carte sottili vi suggerisco o un attaccatutto o una colla stick, io le userò entrambe, e un cartoncino un po' più spesso per creare le forme delle nostre stelle. Allora, come prima cosa prendiamo i nostri pezzettini di carta e pratichiamo una piega un po' dove ci capita. Così. Quindi prendiamo la nostra colla stick, passiamo un pochino di colla su tutto il bordo esterno della nostra striscia di carta. Così, solo sul bordo esterno. Quindi pieghiamo e rabbocchiamo il bordo esterno sull'altra carta e creiamo questo cilindro schiacciato che deve essere completamente aperto, che successivamente piegheremo esattamente a metà. Così. Voilà, dovremo fare 10 pezzettini così per ogni stella. Quindi prendiamo il nostro cartoncino e ricaviamoci la sagoma di questo pezzo, perché su questo dovremo fare l'orma della nostra stella. Voilà. Io adesso faccio più pezzi perché voglio fare con voi 6 stelle, quindi farò 6 rettangolini su cui ricavare le diverse orme. Dopodiché li ritaglio tutti. A questo punto ho ritagliato i miei 6 pezzettini e ho creato le mie tante fascette piegate. E per ogni stella, vi ricordo, occorreranno 10 di questi pezzettini piegati in due.
E adesso su ognuno di questi cartoncini gialli disegno una forma che darà vita ad una stella differente. Ritagliamola. Fatta questa forma, prendiamo la nostra bella orma, posizioniamola sulla nostra forma di carta che avevamo precedentemente piegato e ricalchiamone le forme. E lo facciamo su ognuno dei nostri segmenti. Fatto questo, ritagliamo tutti i nostri 10 segmenti di carta. Ok, facciamolo con tutti i nostri 10 pezzetti. A questo punto prendiamo tutte le nostre formine e la nostra colla e apriamole a metà, voilà, e mettiamo una strisciolina di colla al centro, così, richiudiamo. Lo so che tutti i tutorial su online ve lo fanno vedere super velocizzato, come se fosse una cosa che sembra facilissima, ma io preferisco farvi vedere le cose come stanno realmente, in modo da non trovarvi impreparati quando farete il lavoro. Quindi prendiamo un'altra striscetta e appiccichiamola sopra, così, apriamo a metà e passiamo un'altra linea e richiudiamola e facciamo un'altra striscia. Queste strisce potete farle anche con la colla stick. Con l'attaccatutto naturalmente verranno molto più tenaci. Quindi prendiamo un pezzettino di spago, mettiamo la colla anche su questo, agganciamo lo spago in tutta la sua lunghezza, così, e apriamo la nostra stella. Infiliamo le dita dentro e voilà, congiungiamola così in modo che voilà possa splendere. Guardate che bella in ogni sua parte. Se qualche pezzo dovesse malauguratamente rompersi, come in questo caso, niente paura, un puntino di colla e tac, la prima delle nostre stelle è pronta per essere appesa. Passiamo al modello numero 2. Con il cartoncino numero 2 facciamo un altro tipo di stella. E allora uno, vediamo cosa viene fuori così. E anche la nostra seconda stella è pronta per svettare nel firmamento di casa nostra. Bellissima anche questa. Che ne pensate? Andiamo con la terza. Per questa terza stella parto con una linea obliqua e dopodiché ritaglio.
e anche questa stella è bella e pronta per svettare nel nostro firmamento. Proseguiamo con la prossima. Apriamo le punte che non si sono aperte e anche questa stella, ma non sono una più bella dell'altra. Io non saprei quale scegliere, non saprei quale mi piace di più. Bellissima anche questa. Voi avete una preferita? Ora, quando saranno tutte appese, me lo direte. Bene, passiamo alla prossima. Ce l'abbiamo fatta ed è anche carinissima, perché da qui è così, ma da qui è così, è double pass strana. Molto molto carina, mi piace anche questa. Stanno venendo una più bellina dell'altra, eh? Che ne dite? Cosa? Non sento i sì in coro. Scriveteli tra i commenti. Sì, capiremo solo noi. Vuol dire che stanno venendo carine. Pronti per l'ultima? Io sì. Cominciamo subito. Basta, abbiamo aperto. Anche questa stella è venuta stupenda, stupenda. Sono una più bella dell'altra. Ora mi dovete dire quale vi piace di più. Ve le faccio vedere tutte assieme. Prima le poggio sul divano e le fotografo tutte e poi le appendo e mi direte quale vi piace di più e se vi piace la composizione che ho fatto. Ci vediamo dopo. Ed ciao. Eccoci qua, c'è lui con i suoi quadrati. Questo con questa forma fantastica, lui tutto più sfrangiato, più easy, il tondino che carino, lui è lui. Qual è il vostro preferito? Io non so quale scegliere. Adesso li vado ad appendere ed eccoli qui tutti in bella mostra, le mie bellissime stelle. Guardate che gioco meraviglioso. Adesso vi faccio vedere una cosa. Spegniamo le luci e voilà. Non dobbiamo spegnere le luci nella cucina. Spegniamo le luci e quello che viene fuori è questo gioco bellissimo di Natale. Non avendo la porta tra il scusate lo sgabellino che ho usato per salire, il soggiorno è il salotto, lì c'è l'albero, ho pensato di arricchire così. Ora vi faccio le foto e dopodiché ci vediamo per parlarne un po'. Visto con poco quanto tanto si può fare? Visto che belle le nostre stelle e che facili da fare, mi raccomando, divertitevi anche a sperimentare forme nuove mai viste e magari postatele sulla mia pagina Facebook. A tal proposito vi invito tutti a seguirmi sugli altri miei social, Facebook, Instagram, TikTok, cercate dappertutto Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, mi raccomando, solo quello è l'originale, ci sono tanti millantatori in giro, ma noi ci riconosciamo, eh? Pennello bianco su fondo rosso, Arte per te, è solo quello il canale di Ombretta. E vi aspetto anche sui miei altri due canali YouTube, Ombretta, il mio canale di lifestyle, e Due Corona K, il mio canale di cucina. Ma naturalmente, sempre e comunque, vi aspetto sempre qui per il prossimo video creativo, sempre con la carta. Quindi buona preparazione al Natale, buona preparazione a un Natale che sia semplice, low cost ma elegante, e noi ci diamo appuntamento sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta, ciao!